Grazie Elisabetta, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Danilo Moriero, capo ufficio stampa dell'ANCI. Siamo qui per questo webinar che ANCI organizza in partnership con Facebook Italia e con PA Social. So che siamo in tantissimi, abbiamo raggiunto, e questo ci fa veramente piacere, il limite delle iscrizioni. Vuol dire che questa azione che stiamo mirando all'accrescimento delle capacità di comunicazione, in questo caso sui social, e alla visibilità della comunicazione dei comuni, sta ottenendo un grande risultato. Abbiamo esplorato non soltanto nel webinar, ma anche attraverso una serie di puntate pubblicate sul sito dell'ANCI, le varie modalità di comunicazione social. In questo caso abbiamo detto nel webinar c'è una partnership che continuerà con Facebook. Sul sito abbiamo scandagliato le possibilità di questo social media, ne abbiamo parlato lungamente, e poi in altre puntate le potenzialità di Twitter e le applicazioni, l'uso che ne fanno i comuni. Io avrei voluto dirvi, andate sul sito dell'ANCI adesso o comunque, diciamo, nei prossimi minuti, per leggere le puntate delle esperienze social di altri social che fanno i comuni italiani, in particolare l'utilizzo di WhatsApp, del canale YouTube, di Instagram, eccetera. Perdonami Dalino, ti interrompo giusto un secondo per farti alzare leggermente il volume di fianco del microfono, si apre il menu a tendina, terza voce, regola volume microfono e portarlo un pochino più avanti e digitare Ce lo state regolando voi? ok. No, no, dovresti farlo tu. Di fianco l'icona del microfono in alto, Un la barra in attimo. alto. Eccolo Si qui, sì. apre a destra menu a tendina, terza voce, regola volume microfono, portarlo avanti, digitare ok. Adesso va bene? Perfetto, grazie. Massimo, ecco, quindi si è sentito basso, mi scuso di questo inconveniente. Quindi dicevo, avrei voluto dirvi, andate a guardare sul sito dell'ANCI la puntata di oggi dedicata all'utilizzo che fanno i comuni di WhatsApp, di YouTube e di Instagram. Purtroppo, e questo è il bello della diretta, da questa mattina, anzi da questa notte, il sito dell'ANCI è sotto attacco informatico e quindi siamo stati costretti a porlo offline. Lo pubblicheremo queste puntate nel pomeriggio. Vi assicuro che sono molto interessanti e riguardano tutti i comuni italiani. Si va dalle esperienze di Cormano a quella di Siracusa, a Cesena, a Bari, insomma, un buon lavoro. Vuol dire che i comuni stanno lavorando molto sui social ed è questa la ragione per la quale continuiamo a parlare in questi webinar. Oggi però c'è un cambio di prospettiva. Non si parla soltanto dell'emergenza, che speriamo che sia per larga parte alle nostre spalle, ma si parla soprattutto della ripresa. Non uso volutamente il termine fase 2 perché non entriamo in questo tipo di discorsi, ma appunto i comuni che guardano alla ripresa. Da questo punto di vista, il parterre del webinar di oggi è di tutto rispetto. Dopo di me prenderà la parola, in rappresentanza di PA Social, nostra partner Caterina Perniconi, che ha la responsabilità della formazione appunto di PA Social. E poi si passerà alle vere e proprie relazioni, che saranno quella di Rosa Cialini per Facebook. Ricordo sempre, non sarà mai abbastanza ringraziata la partnership appunto con Facebook. E poi avremo Pietro Raffa, che è il social media manager del sindaco di Milano Sala. Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. E concluderà Marzia Sandroni. La terza relazione sarà di Marzia Sandroni e non a caso perché è la comunicatrice di Federsanità ANCI, quindi una visuale tutta particolare. Quindi questo è un po' la strutturazione e la filosofia di questi webinar. Mi fermo qui. Ringrazio ancora tutti voi che ci siete così numerosi. Vi invito a seguirvi nei prossimi che ci saranno e passo la parola a Caterina Perniconi.
forse Elisabetta può dirmi se si sente, è tutto ok. Si sente Io, benissimo. perfetto, intanto vi ringrazio tantissimo per questa straordinaria partecipazione che vediamo qui oggi per questo webinar. Vi dico solo due parole, innanzitutto ringrazio Danilo per la nostra partnership con l'ANCI e naturalmente Rosa per quella con Facebook, come dicevano non sarà mai abbastanza ringraziare sia ANCI che Facebook anche per tutte queste occasioni. Per chi di voi per caso ancora non ci conoscesse, vi dico semplicemente che Pia Social è la prima associazione italiana che è dedicata allo sviluppo della nuova comunicazione, quindi in sostanza la comunicazione attraverso i social network, le chat e tutti quegli strumenti innovativi che sono stati poi messi a disposizione del web negli ultimi anni, tanto che è nata nel 2015 dall'incontro di alcuni, come noi allora, comunicatori pubblici che si sono ritrovati da un lato a fare i conti e dall'altro a rendersi conto che questi strumenti ormai sono imprescindibili e anche in questo periodo di emergenza dobbiamo riconoscere, abbiamo riconosciuto che sono oggettivamente stati fondamentali, lo sono ancora e lo saranno ancora più nel periodo della ripresa. Questa non è tanto una, diciamo, è anche un dato che è emerso dallo studio del nostro osservatorio di Pia Social insieme all'Istituto Piepoli, l'Osservatorio Nazionale per la Comunicazione Digitale, che appunto ha messo in evidenza come oggi l'80% degli italiani in questo periodo di crisi ha ritenuto fondamentale dialogare con le istituzioni anche attraverso i social network e questo lo pensa qualsiasi fascia di età, quindi non è più soltanto uno strumento dedicato ai ragazzi, ma come ormai ci è noto, anche ad altre fasce di età. Noi come Pia Social siamo stati in questo periodo veramente molto impegnati a condividere con tutta la nostra rete nazionale notizie nella lotta alle fake news, nel diffondere informazioni corrette. Abbiamo costruito una rete che appunto ha fatto un grande lavoro e che ha la volontà di continuarlo anche in questa seconda fase dell'emergenza e che vuole lasciare, diciamo, anche costruire una legacy per il futuro, perché inevitabilmente comunque il lavoro fatto in questo periodo e anche tutto lo smart working con cui stiamo ognuno di noi lavorando resterà sicuramente come buona pratica in futuro. Io colgo solo l'occasione per ricordarvi altri due appuntamenti che abbiamo come Pia Social. Il 20 maggio ci sarà il Pia Social Day, quindi sarà una giornata di collegamenti sui nostri social Facebook e su YouTube. Tutto il giorno saremo collegati con tutta Italia per raccontare appunto le buone pratiche e la gestione di questa crisi, ma non solo. Vi invitiamo davvero a seguirci e sarà una giornata molto importante. E poi, proprio guardando anche davvero a un periodo di riprese al futuro, abbiamo indetto un premio, è lo Smartphone d'Oro, è un premio italiano dedicato alla comunicazione pubblica digitale al quale si può partecipare e ci saranno anche dei premi speciali per la comunicazione di crisi e quindi per la gestione di questa emergenza. Naturalmente poi potete seguirci con i live su Facebook, insomma vi invitiamo a restare connessi e chiunque vuole maggiori informazioni a visitare il nostro sito che è www.piasocial.info. Ringrazio ancora appunto i nostri partner per il webinar di oggi. E io avrò un po' questo compito, diciamo, non solo di dare la parola, ma anche di fare poi, di porre alcune delle vostre domande. Ci scusiamo se non avremo il tempo naturalmente per tutte, ma sicuramente ci saranno anche altre occasioni in cui ci potremo confrontare. Porrò le domande ai tre relatori che Danilo ha già presentato. Lascio quindi la parola a Rosa Cellini per la sua presentazione. Chiedo davvero ai relatori di stare nei tempi che ci siamo raccomandati. Rosa è la Government Partner Manager di Facebook, alla quale lascio adesso la parola. Grazie. Grazie tante a te Caterina, grazie a tutti per questo invito che mi fa sempre piacere, a cui mi fa sempre molto piacere partecipare proprio a questa nostra ormai
relazione consolidata che è nata in un contesto, diciamo, di realtà reale e quindi direttamente all'interno del percorso di ANCI e PIA Social insieme per la formazione all'utilizzo del social. Abbiamo già toccato più di 10 regioni. E, vista l'emergenza e l'impossibilità di andare e continuare il nostro percorso toccando altre città, ma vogliamo proprio arrivare a questo, ad essere presenti in tutta quanta Italia, per ora continuiamo in questa modalità un po' più virtuale e con una tematica che è un po' più, diciamo, inerente al momento di emergenza che tutti stiamo vivendo. Ci farà piacere, veramente con grande gioia, ritrovarci alla fine di questa emergenza. Nella prima opportunità disponibile, toccando un'altra regione e un'altra città per un appuntamento de visu e continuare il nostro percorso di formazione sull'utilizzo del social media per la comunicazione di emergenza, ma anche per la promozione delle nostre bellezze italiane, che è la cosa che probabilmente ci fa più piacere fare. Prima di entrare nel vivo della presentazione, quindi di tutto quello che come Facebook abbiamo fatto in Italia, volevo anche per, insomma, dare un po' onore a quello che è stata l'attività che ha visto l'Italia al centro anche dell'attenzione di Facebook dal nostro headquarter, perché non dimentichiamoci che dopo la Cina comunque l'Italia è stata il primo grande paese nell'esplosione dell'emergenza. Dottoressa Cialini, mi sente? Dottoressa Cialini, mi scusi, dovrebbe gentilmente alzare il volume Anch'io. dal menu a tendina di fianco al microfono, regola volume microfono, e portarlo un pochino più avanti e digitare Ok, ho ok. messo il massimo. Va bene così? Ma non dell'altoparlante, del microfono, perché non è cambiato. Quindi non della prima icona, della seconda. Menu a tendina della seconda icona Anche questo e digitare al ok. massimo. Perfetto, adesso Ah. sì. No, grazie a voi allora. E quindi dicevo per raccontare un po' quella che è stata immediatamente la presa di attenzione di Facebook anche dal punto di vista internazionale verso la situazione italiana. Infatti non vi nego che l'Italia è stato il paese su cui tante cose si sono mosse per prime e anzi hanno fatto un po' da apripista a quelli che poi sono stati gli sforzi fatti ricalcando proprio gli stessi passi fatti in Italia. Successivamente poi per la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e ora naturalmente per gli Stati Uniti. Allora, sicuramente gli sforzi si sono mossi proprio lato mondiale verso tre grandi aree e poi tutto questo ve lo farò vedere declinato per l'Italia. Però sicuramente la prima cosa è stata garantire a tutti quanti un accesso alle informazioni sicure, accurate, veritiere e cercare di rimuovere il più possibile i contenuti dannosi. Come l'abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto sicuramente come prima cosa per, diciamo, mettere subito un filtro a quella che poteva essere la misinformazione, andando a mettere dei filtri su chiunque cercasse la parola coronavirus. Quindi su tutto quello che poteva essere il search su Facebook e Instagram di queste informazioni, abbiamo subito messo un filtro che ridirigeva sulle uniche fonti ufficiali, che potevano essere i Ministeri della Salute oppure l'Organizzazione Mondiale di Sanità. Questi erano soltanto quelli che dovevano essere accessibili e non tutte quante le altre, diciamo, voci di contorno. Via via, col tempo, oltre al search, abbiamo creato poi un'area ad hoc, il Coronavirus Information Center, che è visitabile sia da Facebook sia all'interno di Instagram, con gli aggiornamenti e le notizie sempre presi da quelli che sono gli attori principali. Naturalmente non dimentichiamoci la terza piattaforma tra le più utilizzate, WhatsApp. Sappiamo che WhatsApp è uno strumento incredibile, in Italia è lo strumento in assoluto più utilizzato, supera Facebook, supera Instagram, tantissime persone che non sono su Facebook comunque usano WhatsApp. Quindi il primo incontro è stato proprio quello con l'Organizzazione Mondiale di Sanità per cercare di avere su WhatsApp, diciamo, un fortino di informazione sicura da cui poter dare informazioni. Quindi abbiamo sviluppato un'app, un bot che da WhatsApp che poté, disponibile anche naturalmente in lingua italiana, che poteva dare informazioni a tutti quanti sull'emergenza. Mi sembra che soltanto nei primi 2 o 3 giorni di lancio ha raggiunto più di 100 milioni di persone. Considerate che più di 2 miliardi di persone oggi hanno visto il nostro Information Center e quindi hanno saputo, hanno visto da dove andare a attingere le persone.
andare ad attingere risorse di esperti sanitari, delle autorità sanitarie attraverso il COVID-19 Information Center. E soprattutto moltissimi hanno poi cliccato per andare ad approfondire tramite quelle che sono le organizzazioni ufficiali. Come abbiamo provato a combattere anche la disinformazione, perché sicuramente le fake news, e mi fa piacere raccontarvi poi un caso che è unicamente italiano, che abbiamo fatto con WhatsApp e che anche questo ha fatto un po' scuola per tutti quanti gli altri paesi. All'inizio si diceva di tutto, dal bere la candeggina per curare il coronavirus, al 5G che poteva essere un volano di contaminazione, eccetera. Diciamo che tutte quante quelle che erano le affermazioni pericolose sono state rimosse, e nonostante Facebook non sia censore, perché noi non ci sentiamo, siamo un'azienda tecnologica, non siamo un'azienda che può discernere quello che è giusto e quello che è sbagliato, soprattutto in termini di opinioni, quando si entra nell'ambito del contenuto che può essere opinabile, abbiamo dato mandato a dei fact checker proprio di analizzare tutti quei contenuti ed evidenziarli per poterli poi rimuovere. Su determinati contenuti dannosi in modalità diretta proprio, su altri abbiamo visto che soltanto nel mese di marzo abbiamo rimosso più di 40 milioni di post su Facebook che andavano a promuovere articoli che erano delle fake news. Quindi abbiamo lavorato, come vi dicevamo, con dei fact checker, anzi diciamo che in questo momento abbiamo attivi, non sono molti, ma stiamo cercando di ingaggiarne sempre di più o meno 60 fact checker, però abbiamo messo a disposizione 1 milione di euro, 1 milione di dollari, scusate, proprio per andare ad ingaggiare e nuovi fact checker che possano fare questo tipo di revisione degli annunci. Per quanto riguarda poi il secondo sforzo, vi avevo detto, ci siamo concentrati su tre cose. Il sostenere la salute e gli aiuti economici. Quindi sicuramente quello che abbiamo provato a fare è mettere a disposizione, lo ha annunciato direttamente Mark, fondi illimitati per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e spazio illimitato all'interno delle nostre piattaforme per tutte le loro comunicazioni ufficiali. Non ci saranno business al di sopra di questi, gli spazi per loro saranno sempre disponibili in tutto il mondo e anche nelle versioni locali. E poi naturalmente in ciascun paese abbiamo dato la disponibilità immensa, e vedremo poi anche per il caso italiano, della comunicazione amplificata di tutte quelle che erano le informazioni che arrivavano dai ministeri della salute dei vari paesi o dalle comunicazioni governative dei vari paesi. Ultimo, arrivato da poco fa, è stato annunciato qualche giorno fa, anche la possibilità all'interno di Facebook, ora è un'opzione americana, ma che sta cominciando anche a essere distribuita nel resto del mondo, si chiama la Survey sui sintomi, un questionario in cui ogni persona, naturalmente in modalità anonima, può andare ad informare la Carnegie Mellon University, quindi l'università, è un prompt che parte da Facebook e che arriva sull'università per raccontare un po' il proprio stato di salute e per andare quindi poi a creare delle macro mappe per capire dove ci sono i possibili punti di focolaio, dove ci sono delle zone particolarmente calde. Cioè, sicuramente avere un sistema di allarme precoce sulle tendenze di accensione o anche di accensione del virus e quindi di concentrazione anche degli sforzi. È una cosa assolutamente anonima e naturalmente gestita dall'università, non da Facebook. Facebook è soltanto volano di comunicazione, e che vado ad analizzare sempre il macrodato. Terzo, sicuramente area su cui ci siamo concentrati, visto lo stare a casa e vista l'esplosione di collegamenti all'interno delle nostre piattaforme, cercare di dare il più possibile supporto tramite app stabili e affidabili. Ci hanno chiesto tantissimo di poter seguire il proprio credo e le messe, ma anche le altre celebrazioni religiose tramite Facebook, quindi abbiamo creato proprio dei supporti infrastrutturali per poter vedere meglio il live, avere i live maggiormente sostenuti e soprattutto dare visibilità a tutte quelle che potevano essere le opportunità di mantenere le persone connesse tramite il live di Facebook, il live di Instagram, ma anche notizia di qualche giorno fa, venerdì, raccontata proprio da Mark, l'Italia
è uno dei pochissimi tre paesi che ha dato il via anche all'apertura di Rooms. Rooms è una video chat che si può fare gratuitamente, si può aprire da Facebook e da Instagram, può avere al suo interno anche 50 persone in contemporanea con un appuntamento a tempo illimitato e soprattutto accessibile tramite link a tutti, non solo alle persone che hanno un profilo Facebook. Quindi basta aprirla tramite Facebook, ma poi può essere il link può essere dato a tutti quanti, non necessariamente alle persone che sono all'interno di Facebook. Per entrare un po' più nel dettaglio adesso su quello che è stato fatto in Italia, diciamo anche in Italia ci siamo mossi un po' su questa stessa falsariga delle tre priorità. Quindi cercare di aumentare la distribuzione della giusta informazione, supportare il governo, i ministeri, la pubblica amministrazione sia locale che centrale e poi un occhio particolarmente di riguardo, come abbiamo detto, spazi limitati per tutte quelle che sono le comunicazioni importanti ed ufficiali. Per quanto riguarda comunicare la giusta informazione, siamo stati i primi nel mondo a fare, come vi raccontavo, le quick promotion, cioè la possibilità di rimandare contenuti inerenti le ricerche su coronavirus a quelli che sono i siti ufficiali o gli unici enti ufficiali su cui possono dare informazioni. E su questo abbiamo creato appunto direttamente l'official Facebook page, che è questo hub con le informazioni precise e ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto riguarda l'aiuto che è stato fatto alla pubblica amministrazione, diciamo che ci siamo mossi sempre un po' in supporto e in modalità reattiva e proattiva quando ce n'è stato bisogno. Per quanto riguarda il supporto, inizialmente mettendo alla pubblica amministrazione lo smart learning con tutte quante le opportunità che possono arrivare da Facebook tramite la possibilità dell'educazione a distanza. Appena Croce Rossa ci ha ingaggiato per poter fare fundraising per il supporto di tutti quelli che potevano essere gli acquisti delle infrastrutture mediche o anche per il supporto agli anziani, a chi non poteva andare a fare la spesa, ci siamo mossi anche per fare questo tipo di campagna. Poi via via ci siamo accorti che ci hanno detto che comunque c'erano delle altre emergenze, stava venendo meno la donazione di sangue, quindi fare campagne per il supporto e andare sulla donazione di sangue, però non solo a livello centrale, anche locale, tante regioni, soprattutto le più colpite, ci hanno chiesto aiuto per fare comunicazione che fosse veramente d'impatto sulla cittadinanza per andare ad informare sui luoghi principali e sulle emergenze locali. E quindi abbiamo aiutato tutte quante le regioni, tutte quelle città che sono arrivate direttamente con progetti di comunicazione chiari e che volevano avere supporto non solo nell'ottimizzazione della creatività e della comunicazione su Facebook, ma anche e soprattutto sull'amplificazione del messaggio. E quindi ci sono regioni e ci sono città che sono già molto esperte. Io facendo con ANCI e con PA Social il Giro d'Italia, noi abbiamo dei casi di grandissimo successo dell'utilizzo dei nostri strumenti di comunicazione. Però ci sono anche regioni che sono un po' alle prime armi, ai primi passi, e quindi dare aiuto a comunicare nel migliore dei modi e soprattutto ad amplificare nel migliore dei modi. È stato sicuramente per noi un modo per essere vicini alla cittadinanza. Mi scuso se la presentazione è in inglese e non è in italiano, però è una presentazione che ho fatto già qualche giorno fa proprio al nostro interno per comunicare che cosa è stato fatto in Italia, perché questo serviva passo passo proprio per essere ripreso dalla Spagna, dalla Francia e da UK. E quindi diciamo che l'inglese è la lingua che per tutti quanti era più facile. Per quanto riguarda il messaging, vi avevo accennato di WhatsApp abbiamo fatto un bot con l'Organizzazione Mondiale della Sanità anche in italiano, però non solo, abbiamo anche lavorato in Italia e questo è stato il primo caso a livello mondiale, quindi anche in questo caso abbiamo fatto proprio un po' da apripista con Pagella Politica, con cui già lavoriamo come provider internazionale di fact-checking, per andare a creare proprio un'area doc e quindi tramite il sito www.facta.news è possibile oggi andare a vedere tutte quelle che sono le false informazioni, le fake news che girano su WhatsApp. Anzi, è possibile aggiungendosi il numero 345, ve lo lasceremo direttamente in presentazione,
345 60 22 504, scrivere direttamente da WhatsApp, inoltrare a FACTA tutte le informazioni che arrivano, i video, gli audio, le immagini, e avere da loro chiarezza se quella è una fake news o non è una fake news. Naturalmente noi, per evitare anche lo spread delle fake news, abbiamo ridotto la possibilità del forward da 5 a una persona all'interno di WhatsApp. Però questa è stata veramente una vittoria tutta italiana, perché abbiamo questo grandissimo utilizzo di WhatsApp, e non vi nego che non è così in altri paesi, non è così negli Stati Uniti, dove il Messenger ad esempio ha più diffusione, e quindi non era così evidente la sensibilità che tramite questo strumento, questa piattaforma, si poteva andare a fare veramente tanto male. E quindi è il primo fact checker a livello mondiale che fa proprio analisi di contenuti su WhatsApp, e ogni giorno aggiorna il proprio stato con tutti quelli che sono le false fake news che girano su WhatsApp, e all'interno del sito www.facta.news è possibile vedere ogni giorno tutti quelli che sono evidenziati come le fake news che sono girate all'interno di WhatsApp. Andiamo avanti, vi ho accennato, vi volevo scusare, qui non c'è un video che parte, fare degli esempi su cui abbiamo supportato diciamo, la Croce Rossa per quanto riguarda il tempo della gentilezza. Alla fine siamo andati a raccogliere diverse migliaia di euro proprio di donazioni che sono nate proprio da Facebook e poi sono state estese anche al resto d'Italia, e la comunicazione sull'emergenza sangue. Questo è quello che vi abbiamo detto, ci siamo messi all'interno della piattaforma direttamente del Ministero dell'Educazione e dell'Istruzione per poter dare, come Facebook, e noi un supporto alla didattica online tramite le classi di Instagram Live, gruppi, e all'epoca non era ancora stato aperto Rooms. Da venerdì abbiamo Rooms, che è esattamente una stanza di video chat, come vi raccontavamo, su cui non abbiamo ancora contenuti, ma neanche notizie, semplicemente i primi test, perché siamo tra i primi 3 paesi nel mondo in cui è stato lanciato, ma vi invito a provarlo all'interno di Facebook. Create la vostra room, potete creare la vostra stanza con le persone con cui per esempio vi vedete per fare ginnastica, con le persone con cui fate aperitivo, con i familiari. Ripeto, non bisogna essere per forza su Facebook, basta che una persona su Facebook la apre, dà il link, l'appuntamento, fino a 50 persone ci si può collegare e chattare in video in contemporanea. Per quanto riguarda poi le campagne, diciamo che in questo periodo sono state moltissime, però c'è stato anche un grande evolversi di comunicazione. Abbiamo iniziato sicuramente la nostra campagna, vado un po' veloce, parlando delle Golden Rules, vi ricordate? Coprirsi il naso bocca con i fazzoletti monouso, starnutire nella piega. Abbiamo cominciato dicendo: siamo distanti, manteniamo una distanza di sicurezza. Però poi le cose sono andate immediatamente verso altre direzioni, e quindi abbiamo cominciato a comunicare direttamente lo stai a casa. L'abbiamo fatto in maniera un po' diversa, perché siamo andati naturalmente a comunicarlo sia tramite Facebook e Instagram a tutti quanti gli adulti, però anche lavorando moltissimo con dei grandi influencer. Vedete, io, Valentino Rossi, in questo caso abbiamo direttamente Alberto Angela, che raccontava del perché ha senso stare a casa, perché bisogna avere questo isolamento sociale prima ancora del distanziamento sociale. A seguire di questa campagna enorme dell'hashtag, appunto, io resto a casa, abbiamo anche creato questo badge che è, diciamo, in questo caso ci sono io, però è proprio questo hashtag che fa raccontare perché io resto a casa, cioè amo il mio paese, l'Italia, ho l'Italia nel cuore, e quindi resto a casa per evitare che si possa aumentare il contagio. E poi tantissime altre campagne, vi ho raccontato dell'emergenza appunto del sangue per le donazioni, soprattutto le Golden Rules, le informazioni su tutti quelli che erano i nuovi decreti aggiuntivi con le domande frequenti su quello che si poteva e non si poteva fare, le campagne di comunicazione soprattutto per partecipare alle nuove procedure di reclutamento degli operatori sociosanitari, dei medici. Insomma, diciamo che abbiamo cercato di essere coinvolti su tutti quanti quelli che erano un po' i macro temi che si sono aperti in questo momento. Ultimo, ma non ultimo, il 15-22. E quindi la campagna contro la violenza sulle donne, Libera Puoi. Su questo, con un grandissimo supporto alla campagna che è stata fatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, naturalmente dal Dipartimento delle Varie Opportunità, ma su cui Facebook ha voluto supportare, diciamo, l'ampliamento della visibilità a tutta quanta la popolazione italiana. E,
Vorrei terminare naturalmente raccontando che il Ministero della Salute in primis è stato da sempre il nostro interlocutore insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi con loro abbiamo lavorato su tutte quelle che erano le campagne di comunicazione che erano attive e in questo momento e non vi nego che stiamo ancora continuando. Abbiamo tanto lavoro di work in progress a livello centrale, ma molto molto anche a livello locale. Perché naturalmente con le regioni e con le città particolarmente colpite siamo sempre in contatto per cercare nuovi strumenti di comunicazione e di distribuzione delle giuste informazioni sulla cittadinanza. Io credo di aver sforato forse di un paio di minuti, però in questo momento resto a disposizione per tutte quante le domande che arrivano su questa presentazione. Grazie tanto. Grazie a voi e a tutti quelli che mi stanno scrivendo. Prego al prossimo relatore di Volevo collegare la sapere propria webcam. se ci sono domande immediate sulla presentazione o proprio su Facebook in particolare a cui rispondere. Dottoressa, dovrebbe, guardi, gentilmente dare un'occhiata alle Ah sì, alle domande domande sulla... arrivate nel box di destra. Sì, prego. Allora, sì, mi chiedono per quanto riguarda WhatsApp. Allora, per WhatsApp, soprattutto mi spiace che non è apparso all'interno perché era un piccolo video della presentazione. Allora, il numero di telefono è, adesso lo scriviamo direttamente in chat, è 345 6022504. E, aggiungendo questo contatto, che è il contatto di Facta, essenzialmente si ha un'altra persona all'interno della lista dei contatti a cui si potrà sempre inoltrare un video, un messaggio, tutto quello che si riceve e si occuperanno loro di fare l'analisi per capire se quella è una fake news. Ogni giorno all'interno del sito www.facta.news sono pubblicate tutte quante le fake news che sono girate all'interno di WhatsApp in maniera chiara e tutti i giorni Facta avrà uno status che si aggiornerà con quelle che sono state le news fake della giornata precedente. Quindi essenzialmente Elena Marotta più altri che mi hanno fatto questa domanda, l'importante è aggiungersi questo contatto alla propria lista di contatti. Potete anche benissimo andare a vedere all'interno della pagina www.facta.news. Poi continuo a leggere. Ok, scusate perché mi è cambiato fonte in questo momento. Allora, i fact checker come vengono selezionati? Vengono selezionati tramite un comitato internazionale che si occupa proprio di fact checking per tutti quanti i vari paesi. È una board che si chiama Independent Fact Checking Network. Ed è proprio un'associazione, potete provare naturalmente ad iscrivervi, Independent Fact Checker Network, e all'interno di questo tutti quelli che si fanno promotori naturalmente di questo tipo di attività possono farne parte se rispettano determinati criteri di attività super partes all'interno del loro storico di esperienze già vissute. Si potrebbe fare anche per i consigli comunali in rooms? Sì. Guardate i rooms naturalmente, cioè provatelo direttamente, l'abbiamo lanciato venerdì, quindi magari in qualche cosa ci saranno ancora delle minime cose da settare. Io l'ho usato domenica con un gruppo di amiche, l'ho chiamato l'appuntamento del caffè, ci siamo visti alle 2:30, dalle 2:30 alle 3:30 e abbiamo fatto video chat tutte insieme per salutarci. Siamo tutte mamme, siamo sempre prese e quindi la domenica pomeriggio abbiamo fatto questa chat. Però provatelo direttamente. E mandate soprattutto il link Rooms a tutte le persone che voi conoscete che non hanno Facebook, perché questa è, diciamo, la cosa più importante. Così come abbiamo attivato i live delle messe, degli streaming per tutte le persone che non sono neanche su Facebook, altrettanto anche in questo caso a Rooms si accede anche se non si ha un profilo Facebook. Sì, Rosa, scusami, Prego, che potete sono, seguire esatto, su Rooms. Sì. sono Caterina, abbi pazienza, ero fuori dal microfono e adesso abbiamo scelto noi qualche domanda e te le posso porre, ne hai già prese
due o tre, quindi credo che più o meno diciamo sei già avanti. Ne abbiamo un altro paio che appunto ci hanno chiesto. Una è per esempio perché Facebook non apre, tra virgolette, le pagine istituzionali, quindi perché non le fa aprire per raggiungere un numero maggiore di follower. Aprire da che punto di vista? Questo è, se chi ha posto la domanda se ce lo può spiegare, infatti noi pensavamo che naturalmente fosse, diciamo, riferito al fatto di poter sul territorio naturalmente relativo avere una maggiore, diciamo, raggiungere un maggior numero di persone rispetto a coloro che hanno messo il like sulla pagina. Credo che questo fosse, diciamo, Allora, la non è. richiesta. Certo, allora no, non possiamo, scusate, ho torto collo, far arrivare una comunicazione a chi non ha chiesto di riceverla. Questo è importante, nel senso tutti quanti gli iscritti hanno già sicuramente un volano di visibilità, la riccia organica non sta, anzi soprattutto per similitudine non è andata diminuendo in questo periodo. Per cui aprire una comunicazione che cosa vuol dire? Che io devo far apparire un'informazione a tutti quelli che sono nella regione, non sinceramente non lo so. Sì, probabilmente diciamo, la richiesta è quella di riuscire ad avere diciamo, una platea più ampia e quindi se c'erano dei meccanismi per raggiungere una platea più ampia in quel momento, diciamo, in questo momento o nei casi di emergenza, oltre ai follower che già seguono la pagina, che è un meccanismo naturalmente che si può raggiungere, immagino, con le sponsorizzazioni, ma in questo Certo. caso naturalmente forse chiedevano se era possibile farlo anche senza quando c'è un'emergenza. Certo, no. No, naturalmente tutti quelli che seguono la pagina o tutti quelli che sono simili rispetto a quelli che seguono la pagina. Io Diciamo vedo il che molti fatto, simili quello che sono. chiedono, che leggo qui, è capire se si può fare apparire il post a tutti coloro, cioè se l'algoritmo, diciamo, può privilegiare tutti coloro che hanno già messo mi piace e quindi farli vedere a tutti il post. Sicuramente, quello sì. Quello sicuramente, sì, assolutamente. Allora, vedo che tutti continuano a chiedermi di Rooms, quindi vi dico appunto che potete trovarlo in alto nella vostra pagina di Facebook. Vedo che anche molte domande sono riguardo la scuola, lo capisco, perché siamo tutti quanti oberati, diciamo, Sì, dall'aiutare su chi. Rooms chiedono anche se non si ha un profilo Facebook, si può accedere? Assolutamente, Quindi si può assolutamente. scaricare anche comunque senza il profilo Allora, Facebook iscrivendosi deve essere. direttamente. Sì, deve essere aperta la stanza da una persona che ha Facebook, naturalmente, però poi puoi invitare nelle 50 persone anche tutte quelle che non hanno Facebook. Non bisogna essere un utente Facebook e non bisogna iscriversi a Facebook per poter accedere. Vedo Ok, una domanda perfetto. simpatica che sugli diversi istituti comprensivi hanno deciso di usare Google su Google Suite attivando come account per gli studenti. È una scelta, immagino, ministeriale, io non posso dire nulla perché naturalmente Google Suite non è di Facebook e quindi io non posso dire nulla sui codici e su questo aspetto. È assolutamente un'altra azienda. Ok, c'è già un link, chiedono su Facebook di Rooms oppure bisogna andarla a scaricare, come se diciamo, non avesse niente a che fare con il profilo? Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Rooms è cioè quando si va direttamente su Facebook, sul proprio profilo. Di solito in alto ci sono le storie. Avete Sì. visto? Si vedono tutta quanta lista di storie. Al di sopra delle storie ormai c'è una serie di pallini in cui c'è scritto proprio crea la tua stanza. Crea la tua stanza. Tu puoi creare la tua stanza, mettere appunto invitare le persone che vuoi e mettere soprattutto un orario per cui tu sai che tutti i giorni, come se fosse una lezione, tutti i giorni dalle 9 alle 10 ci può essere la stanza di italiano, dalle 11 alle 12 quella di matematica. Io, come vi dicevo, l'ho fatta di domenica dalle 2 e mezza alle 3 e mezza il caffè con le amiche, ad esempio. Ok, si può, diciamo, è una pagina che si può anche in qualche modo moderare, oppure chi parla, diciamo, viene ascoltato direttamente, va avanti chi parla? Allora, è una video chat, quindi è una sorta di conversazione in cui ci si può parlare anche sopra. È considerato in modalità consumer, quindi non è una
diciamo con una moderazione all'interno, vi ripeto, è per 50 persone, quindi per tutte quante persone che si conoscono. Quindi si può essere zitti, si può parlare, si può vedere, però naturalmente non è pensata nella logica business del dare e togliere permessi, questo sicuramente. Però secondo me l'unico modo è entrare e vederlo. Ok, può essere attivato, ci chiedono, anche da profili di pagine istituzionali o solo da profili singoli? Singoli, Profili, in questo momento profili. quindi, Profili ok. Facebook, Instagram, sì. Ok, perfetto. Dove c'è Workplace? Sì, facciamo l'ultimo appunto su Workplace e poi ti lasciamo andare e passiamo all'intervento successivo. Sì. Workplace ha lo stesso principio delle rooms. Workplace è pensato un po' di più come profilo business che consumer, così come le rooms invece possono essere sicuramente più per gruppi aperti, gruppi di persone fino a 50 persone che hanno una relazione più o meno paritaria. Ok, perfetto. Grazie mille, ti ringraziamo tantissimo per questo intervento, per il tuo intervento. Poi naturalmente se ci sono altre domande, ci sarà insomma modo di approfondire, te le gireremo. Io do la parola all'intervento successivo di Pietro Raff, che ci racconta la comunicazione social nella Milano in emergenza e quindi cosa è successo in questo periodo in una regione provata dal coronavirus come la Lombardia, in un comune come quello di Milano. E gli do appunto la parola chiedendogli di stare nei tempi e poi appunto per ricevere anche le domande successive da parte vostra. Grazie. Perfetto, grazie Caterina, grazie a tutti voi per l'invito e a tutti i partecipanti di questo webinar. Dunque, io sono, giusto per farvi una piccola introduzione, responsabile social dei profili del sindaco di Milano, di Beppe Sala, da 4 anni a questa parte. E quindi diciamo che ho vissuto diverse fasi di quella che è stata sia la comunicazione, sia quelli che sono stati i contesti diversi a livello chiaramente politico. Diciamo che in qualche modo oggi chiunque si occupi di social deve prevedere che potrà esserci un'emergenza, che potrà esserci una situazione diversa rispetto a quella solita, e quindi bisogna predisporre gli strumenti necessari per affrontarla al meglio, anche perché sappiamo benissimo che nella gestione della crisi la comunicazione oggi è un tassello importantissimo. Diciamo che noi abbiamo cercato, che è quella l'esigenza di questo periodo, di continuare a fornire quello che è un governo efficace della città. L'amministrazione ha cercato chiaramente di far questo e allo stesso tempo cosa è successo? È successo che Milano era una città ed è una città con una situazione soprattutto a livello economico particolarmente florida, che però ha dovuto, mi dicono di Ok, non so se adesso si sente bene. Se mi date un Sì, si sente ok. benissimo. Perfetto, Sì, grazie. ok. Quindi appunto ci siamo trovati in una fase in cui, come sapete, c'è anche una sorta di frenesia da parte della città a rimanere sempre in gioco, ad attivarsi, ma tutto ciò doveva chiaramente essere compensato con quelle che erano le esigenze anche a livello sanitario. Diciamo che la gestione dei social in una situazione come quella attuale, nell'emergenza Covid, in questo tipo di situazioni bisogna puntare tanto sulla razionalizzazione delle informazioni che vengono date. Ed è quello che abbiamo cercato di fare noi. In che modo? Molto banalmente il team che si occupa della comunicazione appunto social si è sforzato fin dall'inizio di trovare una strada che consentisse ai cittadini di avere e di ricevere le informazioni in maniera chiara e trasparente. Abbiamo perciò puntato su un video da realizzare ogni mattina, da comunicare ogni mattina.
Scusate, abbiamo forse qualche problema di collegamento con il dottor Raffa? Abbiamo qualche problema di collegamento col dottor Raffa, a cui chiediamo di provare ad effettuare di nuovo il collegamento. Nel frattempo chiedo alla dottoressa Perniconi di intervenire. Eccoci, sì, ci siamo. Poi Elisabetta, mi dici tu se è riuscita a ripristinare il contatto, altrimenti magari passiamo la parola a Marzia e poi lo recuperiamo successivamente. Capiamo un attimo come gestire, se me lo dici tu, io mi regolo di conseguenza. Stiamo Intanto, aspettando che si ricolleghi. ok, ne approfitto proprio solo un secondo, diciamo, per darvi solo qualche informazione in più, lo faccio, diciamo, insomma, parlando di Pia Social, naturalmente, ricordandovi appunto che l'appuntamento che faremo il 20, il Pia Social Day, dove naturalmente i nostri partner sono coinvolti, sia ANCI che Facebook, sarà una grande giornata live di Quale dottoressa partecipazione. può aprire anche la webcam, così. Sì, ok. Sarà una grande Perfetto. giornata di partecipazione e eccoci, Qua. forse abbiamo recuperato Pietro e ti ringrazio e ti aspetto per le domande successivamente. Ma si è aperta la connessione. Ok, perfetto. No, quindi quello che stavamo dicendo è sostanzialmente che si è cercato di dare che appunto fosse forte e che tenesse insieme tutte quelle che erano le esigenze di questo momento. Chiaramente vi dicevo che la scelta è ricaduta su una comunicazione di tipo video ed è quello che facciamo, cerchiamo di fare appunto ogni mattina e la differenza, diciamo, la difficoltà principale di questo momento è anche spesso spiegare che chiaramente non tutte le responsabilità, anche a livello di scelta e di competenza, sono del sindaco. Quindi è ovvio che in una fase emergenziale in cui si è sottoposti a livelli alti di ansia, stress, eccetera, cercare di argomentare in maniera costruttiva è chiaramente più complicato. Quindi la comunicazione che abbiamo fatto è chiaramente multicanale, come diceva Caterina nella sua introduzione. I social oggi non riguardano soltanto strati di popolazione a livello anagrafico precisi, ma sono chiaramente trasversali. Ecco perché abbiamo scelto diversi canali su cui rafforzare la nostra comunicazione, partendo da Facebook sicuramente, anche perché a livello di copertura sia in Italia che a Milano ha una reach maggiore. Facebook, come sapete, è utilizzato da oltre un italiano su due e quindi è necessario chiaramente comunicare su quel canale. Allo stesso tempo su Instagram, che è un canale in cui il sindaco ha oltre 200.000 follower, si è scelto di aggiungere il video appunto della mattina, allo stesso tempo alternando con una comunicazione anche di tipo fotografico. E abbiamo tenuto però conto anche degli altri comportamenti degli italiani, cioè sul fatto che, e dei milanesi, del fatto che spesso ci sono fasce di popolazione che non utilizzano né Facebook né Instagram, ma cercano di informarsi tramite Google o per esempio tramite YouTube di quelle che sono le novità del momento. Ed ecco che abbiamo cercato appunto di comunicare anche attraverso YouTube, che come sapete appartiene a Google, e questo tipo di comunicazione ci ha permesso di raggiungere appunto tutti a livello capillare. Il tipo di comunicazione che è stata fatta, dovete tenere presente che tiene dentro una trasformazione digitale complessiva del comune e le comunicazioni che sono state fatte sono state soprattutto relative a un fondo di mutuo soccorso che è stato lanciato da parte del sindaco e del comune e che ha raccolto circa 15 milioni di euro per fronteggiare appunto l'emergenza. Allo stesso tempo però abbiamo cercato di dialogare anche con gli altri livelli istituzionali,
raccontando, raccontando appunto quelle che sono le iniziative come per esempio l'app Allerta LOM che è stata lanciata dalla regione appunto Lombardia. Allo stesso tempo è chiaro che sono stati preparati dei documenti strategici che riguardano anche il futuro, i prossimi mesi della città. Il primo appunto è un documento che si chiama Milano 2020 strategia di adattamento che vede la partecipazione dei cittadini e cerca di raccogliere anche quelle che sono delle proposte che appunto riguardano la città. È chiaro che il lavoro che è stato fatto ha avuto un'attività di monitoraggio continua, perché quello che abbiamo cercato di fare è stato andare a analizzare quelle che sono le esigenze principali della città in questo momento, territorio per territorio, area per area, e fare un vero e proprio web listening continuo, attraverso il quale andare a raccogliere anche quelle che erano appunto le preoccupazioni maggiori da parte della città. In questo modo abbiamo avuto la possibilità di andare a confezionare appunto quelli che erano dei contenuti che servivano per aggiornare la città in quelle che erano davvero le informazioni necessarie. Ora, è chiaro che in una fase come questa continuano ad andare avanti tutta una serie di progetti e di azioni che venivano svolte in precedenza. Oppure di eventi che rimangono in calendario. Faccio un esempio, il 25 aprile, per esempio, è un momento che giustamente continuava ad esserci, e quindi abbiamo cercato di adattare quella che era la nostra comunicazione al momento e non so se avete avuto modo di vedere, il sindaco ha, per esempio, in quel caso, cantato Bella Ciao sul balcone di Palazzo Marino con Saturnino Celani. Vi dicevo che ovviamente tutte le azioni sono state svolte attraverso un web listening e la raccolta delle informazioni è avvenuta praticamente 24 ore su 24 e ha riguardato tutti i canali possibili. Quindi noi abbiamo attivato una, adesso si chiama task force, in questi casi ce ne sono tantissime, per riuscire a coprire tutta quella che era la copertura, appunto, e le esigenze che arrivavano dalla cittadinanza. Oltre a questo, è stato fatto chiaramente un lavoro di raccordo con gli assessorati, perché è chiaro che continuano ad arrivare delle domande e delle questioni che riguardano anche altri aspetti della vita cittadina. E quindi è chiaro che un team social può avere delle competenze, ma deve per forza di cose andare a rapportarsi anche a quelle che sono delle competenze specifiche che riguardano appunto gli assessorati. Ora, questo tipo di risposta viene fornita soprattutto a livello di messaggistica privata, che è l'altro aspetto fondamentale di questo momento, perché diciamo che i cittadini hanno a cuore in un'epoca di personalizzazione soprattutto quello che è un contatto diretto col sindaco, vogliono parlare di quelle che sono appunto delle esigenze concrete, ma cercano un rapporto praticamente orizzontale con chi sta amministrando in questo momento. Ecco perché la messaggistica privata, che spesso viene sottovalutata e si racconta per ultima in quelli che sono appunto le comunicazioni di strategie digitali, assume un'importanza fondamentale. Ed è chiaro che non possono essere date delle risposte standard per tutti, perché chiaramente le domande sono diverse, sono specifiche, e la comunicazione che si dà deve essere per appunto reale. Ora, con delle community che sono larghe come quelle dei social del sindaco, perché noi ci troviamo ad avere su Facebook circa 190.000 fan, su Twitter siamo sui 97.000, su Instagram circa 200.000, ecco che capite che chiaramente l'ammontare di questioni che arriva ogni giorno nel quotidiano ci
chiaramente ci comporta un effort, uno sforzo notevole anche a livello di filtro di quelle che sono le domande, e il tentativo che facciamo è chiaramente di fornire delle risposte nel minor tempo possibile, e chiaramente non sempre ci si riesce. Vi dicevo che il lavoro viene fatto in raccordo con gli altri assessorati per rispondere a quelle che sono appunto le domande più tecniche, più specifiche, e che in questo caso ovviamente sono molteplici. Ma appunto diciamo che la macchina era già abbastanza rodata anche a livello comunicativo. Noi ci confrontiamo chiaramente di continuo sia col portavoce che con l'ufficio stampa del sindaco, e quello che abbiamo dovuto fare è stato appunto rafforzare quella che era una metodologia che appunto già era stata posta in essere da 4 anni a questa parte. Vi dicevo, lo sforzo a livello di comunicazione complessiva è stato quello di provare a ragionare su una trasformazione digitale tout court. Le riunioni in consiglio comunale sono state fatte in videoconferenza, per esempio, e anche a livello di assistenza e sono state raccolte tutta una serie di appunto domande ed esigenze, soprattutto dal punto di vista digitale. I social in questo momento qui hanno un'importanza grandissima, perché è vero che da un lato c'è stata una crescita del consumo televisivo, perché si cerca di informarsi soprattutto anche attraverso canali all news, talk e informazione appunto televisiva. Ma allo stesso tempo, quello che è abbastanza palese è che non si può affrontare una crisi di questo tipo senza utilizzare quello che è lo strumento informativo maggiormente in crescita in questo momento, anche perché a livello territoriale si cercano delle informazioni specifiche. In una città questo è ancora più palese, perché ogni municipio, per esempio, può avere le proprie esigenze. A Milano ce ne sono 9 diversi, e chiaramente tutte le questioni specifiche che arrivano devono avere una risposta. Come vi ho detto, chiaramente abbiamo fatto un adattamento ad ogni singola piattaforma. Perché? Perché per esempio su Twitter ci siamo focalizzati di più sui thread, che sono uno degli strumenti che funzionano maggiormente in questo momento, quindi fare dei tweet concatenati che andassero a spiegare quella che era la comunicazione appunto più videovisiva, che era stata fatta dal lato di Facebook. Tutti i video, chiaramente, questo è un altro fattore aggiuntivo, ma che è utilissimo in questa fase, è assolutamente la necessità di avere dei sottotitoli a supporto, cioè fare in modo che il video sia fruibile dalla maggior parte delle persone possibili. E tenete presente che questo adesso c'è una possibilità da parte di Facebook di sottotitolare chiaramente in automatico, e sono stati fatti dei passi avanti da questo punto di vista, però è chiaro che in una comunicazione che viene fatta anche con urgenza, spesso bisogna aumentare notevolmente lo sforzo, perché bisogna compensare anche una parte tecnica e un livello di persone chiaramente che sia adeguato a quello che è lo sforzo da fare. Detto ciò, appunto, l'insegnamento principale che si può trarre da questo tipo di crisi, che ripeto è complicata ed è complicata per tutti, soprattutto quando nella parte iniziale avevamo informazioni sconnesse e differenti anche tra gli stessi esperti, che non avevano trovato un accordo anche oggi, diciamo che in qualche modo sotto certi aspetti non c'è certezza a livello informativo, e quindi abbiamo cercato di adattarci di volta in volta a quelle che erano appunto le indicazioni che arrivavano anche nella parte scientifica, e a cercare in ogni modo di tranquillizzare la cittadinanza, perché vi dicevo che l'attività di web listening è fondamentale, è vero, ma ci sono due modalità poi di utilizzo successivo. Una è appunto raccogliere in maniera sana quelle che sono le esigenze dei cittadini, e
l'altra invece è quella di specularci su, ma diciamo che abbiamo cercato di assolutamente, come facciamo sempre, di utilizzarla soltanto a scopi di carattere informativo. È chiaro che tutto attivabile, utilizzabile 24 ore su 24, e quindi, come sappiamo, i social non chiudono mai, e il team che si sta occupando appunto della gestione di questo momento ha, come vi dicevo prima, avuto un effort decisamente maggiore. Cerchiamo di fornire una reportistica adeguata su tutto quello che riguarda appunto le informazioni e le richieste che vengono fatte, e cerchiamo di utilizzare ogni singolo canale rivolgendoci a target diversi con un messaggio che sia più coerente possibile, e appunto in una situazione che, ripeto, è molto complicata, stiamo cercando di fare del nostro meglio. Grazie Allora. mille, grazie Pietro. Abbiamo raccolto tantissime, tantissime domande, quindi se posso inizio a farti un po' di quelle, diciamo, pregresse. Innanzitutto, allora, le prime domande che sono arrivate vorrebbero capire, si può, aspetta che arrivo. Voglio recuperare tutte, anche diciamo quelle iniziali. La scelta di comunicare quasi esclusivamente in video è risultata più funzionale del testo più foto? Allora, diciamo che in questo momento la comunicazione video è quella che, soprattutto in certe community, perché poi non è un discorso di carattere generale, dipende dai contesti, funziona di più, e ci siamo accorti che avevamo una reach maggiore attraverso il video. Chiaramente abbiamo fatto le nostre valutazioni alternando in realtà quel tipo di contenuti anche ad altri, perché per esempio in determinate circostanze abbiamo preferito anche utilizzare il solo testo. Quindi diciamo che dipende dal tipo di contenuti che va veicolati. Però ci siamo accorti che la risposta era appunto più forte, e come vi dicevo, però allo stesso tempo abbiamo adattato anche ai singoli canali la diffusione. Perché per esempio appunto su Twitter, oltre a linkare il video di YouTube, abbiamo cercato appunto di scrivere ogni volta un thread che raccontasse con tweet diversi il contenuto del videomessaggio. Ok, quindi in pratica se uno ha un contenuto molto empatico è, diciamo, ovviamente consigliabile il video, ma altre volte magari per un'informazione di getto veloce va bene anche il testo se è necessario dare un'informazione di cui non siamo in possesso di immagini, ma che magari è urgente. Certo, assolutamente, e allo stesso tempo la questione è che il video stesso garantiva anche quella che poteva essere una quotidianità, una costanza anche nello strumento di diffusione, nel formato di diffusione, per dare anche un'abitudine ai cittadini milanesi che sanno che ogni mattina più o meno a quest'ora, anzi appunto intorno alle 11:30, c'è quel tipo di comunicazione, stanno con chiarezza dove poterla trovare. Chiaro, qualcuno chiede, ma è facilmente verificabile, comunque se l'attenzione, diciamo, al video è solo nei primi secondi o invece se c'è un'attenzione che continua anche durante il video o se scende di molto, diciamo, se il video è particolarmente lungo. Allora, teniamo presente che noi cerchiamo sempre di stare attorno ai 2 minuti, certe volte abbiamo sparato un po' di più. Il comportamento degli utenti è chiaramente, storicamente su Facebook, quello di abbassare l'attenzione negli ultimi secondi, ma devo dire che la resa in questa situazione, probabilmente anche dovuta a quelle che sono, quella che è l'emergenza, è alta e l'attenzione rimane costante. Ok, in molti ci chiedono come, questa è una domanda veramente molto delicata che ci siamo posti anche in moltissimi convegni che abbiamo organizzato e in moltissime discussioni abbiamo fatto anche con ANCI, come si fa, o perlomeno come avete fatto voi in questa occasione, a distinguere la comunicazione del sindaco da quella istituzionale del comune? Allora, diciamo che
Io mi occupo appunto della gestione dei canali del sindaco, non di quelli del comune, per precisare. Detto ciò, abbiamo cercato di integrarci e in qualche modo spalleggiarci con i profili social del comune, che chiaramente fanno una comunicazione più larga e più specifica, andando a prendere determinati settori, mentre noi in questa fase ci siamo concentrati quasi totalmente sull'emergenza. Quindi diciamo che il tratto più rilevante è stato che sulle nostre pagine praticamente siamo stati monotematici o quasi, e dall'altro lato invece il comune ha continuato anche a raccontare quelli che erano altri pezzetti della comunicazione, ma allo stesso tempo, come vi dicevo, in certi casi una pagina condivide i contenuti dell'altra pagina per aumentare la reach del singolo contenuto. Infatti, una delle domande era proprio se in questo momento la pagina Facebook del comune, quindi quella istituzionale, debba pubblicare solo informazioni relative all'emergenza Covid o anche di altro tipo, quindi cantieri in città, lavori pubblici, eccetera. Mi sembra che in qualche modo naturalmente hai già risposto, ma ti lascio ancora qualche secondo per approfondire. Sì, io credo che appunto il comune debba continuare a fornire informazioni anche extra rispetto al Covid, perché appunto la città continua sotto certi aspetti ad andare avanti. C'è un tema, per esempio, che è quello dei trasporti, che sta tanto a cuore a tutti, anche ovviamente ai cittadini milanesi, che deve essere affrontato per forza di cose su entrambi i canali. Quindi, appunto, oppure, vi dicevo, tutti gli strumenti legati alla trasformazione digitale. Mi viene in testa la carta d'identità elettronica, per esempio, e tutte quelle esigenze che continuano a esserci devono essere chiaramente comunicate alla pagina del comune, che non può essere silente su tutti gli aspetti che caratterizzano la vita del cittadino, anche rimanendo a casa. Ok, torniamo indietro e facciamo, siccome sono collegati tantissimi piccoli comuni, i piccoli comuni naturalmente ci chiedono, ma noi dove il sindaco magari non ha un portavoce o comunque uno staff social personale, al massimo fa qualche social, diciamo, autonomamente, e dall'altra parte il comune magari ha una sola persona che si occupa di tutto e che magari qualche volta, diciamo, deve fare di necessità virtù, come si fa in questi casi? Che consigli dai in questi casi? Che consigli daresti in questi casi per, diciamo, riuscire a fare una comunicazione efficace, ma soprattutto anche una moderazione, un lavoro, diciamo, più complesso quando le persone che ci lavorano sono davvero poche? Allora, io ti dico quella che è una soluzione che abbiamo cercato di adottare, perché come sapete, lo dico a chi non lo sa, io sono partner Digital Strategist di MR Associati, gestiamo vari comuni, vari candidati, e quindi ci siamo trovati da comuni di 5.000 abitanti a appunto città come Milano. Nei casi dei comuni più piccoli bisogna chiaramente cercare di mettere assieme dei volontari che abbiano la disponibilità e diano la propria disponibilità ad essere formati. E in questo diciamo che diventa molto importante fare un investimento in un'ottica di formazione anche a personale che fino a quel momento non era qualificato o appunto persone che riescano a dare comunque una mano. Ed è questa secondo me la chiave, cioè anche nelle aree più piccole. Comunque gli amministratori devono fare un investimento in formazione, perché non potendo essere seguiti da professionisti e personale qualificato, devono sopperire a questa mancanza in questo modo. Quindi credo che appunto uno sforzo in termini formativi sia necessario. Questo per noi infatti è un po' il core business anche con cui naturalmente è nato questo sforzo insieme ad Anci, insieme a Facebook di PR Social, che è proprio il cuore, no, di questo lavoro che stiamo cercando di fare, cioè di dare una mano sulla formazione. Ne parleremo dopo anche con Marzia, che ha fatto un pezzo di questo percorso con noi. Vado avanti chiedendoti un'altra cosa che diciamo tutti ci stanno un po' chiedendo, cioè quali sono secondo te i social più efficaci, perché poi come puoi immaginare in un piccolo comune dove appunto le risorse sono poche, magari non si può esternalizzare, eccetera, una persona si trova a fare
tanti social. Secondo te, quale invece deve scegliere tra questi, diciamo, qual è che porta i maggiori risultati nel minor tempo? E se, diciamo, Telegram, per esempio, è un'alternativa che si può percorrere, e se Instagram invece è un mezzo utile per un target giovanile, oppure, diciamo, se non è la comunicazione istituzionale che magari si auspica di ricevere? Ma allora, allora il punto è che c'è uno spostamento continuo da parte di fasce di popolazioni, soprattutto giovanili, da un social all'altro. Però allo stesso tempo, per dovere di sintesi, io devo dirvi che continuo a ritenere Facebook lo strumento che al momento continua a essere quello più efficace, uno, in termini di utilizzo da parte delle persone, perché anche in realtà una fascia di età più bassa, quella che va dai 14 ai 25, potremmo dire, in parte è presente all'interno di quel social, e appunto, per dovere di sintesi, in una situazione in cui c'è scarsità anche di risorse, secondo me è necessario andare sul sicuro e quindi utilizzare Facebook. Al contrario, in una città come Milano in questo caso, come Roma o altre città più grandi, secondo me invece è indispensabile stare su piattaforme differenti, proprio perché essendoci più persone ci sono comportamenti diversi, e quindi bisogna cercare di intercettare tutti i target possibili. Sulla efficacia di Instagram, devo dirvi che secondo me quello che va fatto di volta in volta è andare a vedere all'interno di quel comune quali sono effettivamente le modalità di utilizzo di una piattaforma. E oggi sia Facebook che Instagram, per esempio, ti danno la possibilità, attraverso i meccanismi di Facebook Ads, di verificare quanti sono effettivamente gli utenti in quell'area. E quindi, in base a quella risposta, che ripeto è una risposta che viene data a Facebook praticamente a tutti, a chiunque lo richieda, si può decidere di investire su un canale o su un altro. Però rimarrei, diciamo, su Facebook si va tendenzialmente sul sicuro. Torno un attimo sul tuo territorio, perché leggo una domanda che chiede: i municipi delle città, quindi appunto grandi città in questo caso, come i municipi di Milano, i profili social, se laddove ci sono, devono essere gestiti da amministrativi secondo te, oppure diciamo da social media manager legati al profilo politico? L'ideale sarebbe avere a cascata anche dei micro staff, chiamiamoli così, di social media manager a supporto degli amministrativi, però diciamo che c'è una differenza sempre tra mondi possibili e mondi plausibili, diciamo, quindi di solito si finisce con l'utilizzo da parte degli amministratori dei canali che fanno riferimento ai municipi. Su questo, se posso, appunto, in questi anni poi noi abbiamo anche a lungo lavorato su questo tema, e infatti diciamo c'è un tema vero all'interno dell'amministrazione per dare continuità, no? Anche quando cambia il sindaco, cambia il ministro, cambiano, diciamo, gli amministratori, il modo naturalmente per dare continuità ai social, perché poi ovviamente l'attività istituzionale continua, è proprio quella di riuscire ad avere anche all'interno una figura che possa in qualche modo continuare questo lavoro. In molti continuano a chiederci: Telegram, cosa ne pensi di Telegram e a che tipo di pubblico è adatto? Ma allora, da questo punto di vista devo dirvi che siccome mi piace vedere i dati e i numeri che riguardano le piattaforme, ancora oggi Telegram ha una diffusione molto molto bassa in Italia, per cui se devono essere utilizzate delle app di messaggistica istantanea, secondo me è ancora preferibile utilizzare WhatsApp. Però ripeto, io credo che vadano visti i casi specifici, perché per esempio per una grande area l'utilizzo di Telegram può avere più senso, mentre per un piccolo comune magari può avere meno senso, perché l'utilizzo di WhatsApp è più efficace. Per cui io starei sempre anche in broadcast, immagino. Esatto, vedere quelli che sono i comportamenti effettivi su un determinato territorio. Sembra banale, però laddove ci fossero delle risorse, dove ci sono delle risorse,
si possono moltiplicare gli strumenti a disposizione. Se c'è appunto scarsità di risorse, bisogna cercare di andare su quelli che hanno la diffusione maggiore. E quindi ancora per le app di messaggistica istantanea in particolare, WhatsApp ce l'ha e tra l'altro anche WhatsApp stessa si è attrezzata nel periodo di emergenza facendo delle partnership, per esempio con l'Organizzazione Mondiale della Società, della Sanità, scusa, e creando dei chatbot, dei chatbot che diano delle risposte a delle domande appunto che riguardano l'emergenza. Dicevamo prima, si diceva prima negli interventi passati che c'è un proliferare di fake news e questo è vero, continuo e quindi bisogna reagire anche facendo delle partnership tra piattaforme e soggetti che hanno l'autorevolezza per poter affrontare l'emergenza. Ok, l'ultima domanda, perché poi dobbiamo lasciare spazio all'ultima relatrice, è la seguente. In molti naturalmente hanno anche il tema di raggiungere con l'informazione un pubblico più anziano. E quindi da questo punto di vista, secondo te, anche se devo dire che con i dati che abbiamo raccolto con l'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale, appunto con Pia Social e l'Istituto Piepoli, abbiamo capito che molti anziani, o diciamo fascia più alta, perché poi ovviamente naturalmente non possiamo, diciamo, stabilire un'età precisa, ma comunque si sono avvicinati proprio in questo periodo di emergenza anche ai social, soprattutto a Facebook. Ci chiedono se avete valutato questo tipo di comunicazione o come sono stati raggiunti anche magari attraverso media tradizionali, con la radio, con spot istituzionali in TV, eccetera. Allora, appunto, come dicevi giustamente tu, tramite Facebook si riesce a raggiungere una fascia di popolazione che è anche over 70 spesso, quindi appunto si riesce a dialogare con, anche con persone più anziane. Allo stesso tempo, quello che si è cercato di fare è stato attivare dei volontari che anche attraverso i telefoni, banalmente, perché telefonicamente si riesce a raggiungere una fascia più elevata, parlassero con chi aveva bisogno, attivandosi per esempio in azioni come quella della consegna della spesa, che può essere Cioè, una. avete istituito un numero utile, quindi? Sì, ci sono appunto dei numeri utili che possono essere utilizzati e anche nei singoli municipi questo sta avvenendo. Poi, dopodiché, diciamo che i social possono essere anche uno strumento con cui tu parli a una fascia di popolazione, diciamo, un po' più giovane, che allo stesso tempo può dare sostegno anche agli anziani. Quindi le informazioni sono state date anche attraverso i social, non avendo come target, appunto, di comunicazione direttamente gli anziani, ma pensandolo come target finale da raggiungere poi attraverso le azioni dei giovani. Quindi, appunto, il social ti consente di dare informazioni anche a chi può dare una mano poi a All'interno magari del nucleo quell'anziano. familiare o comunque, diciamo, come Esattamente. volontari. Ti chiedo l'ultima, ultimissimissima cosa che non so, diciamo, non essendo di tua competenza, se però lo sai o ci puoi dare una risposta, ossia qual è la piattaforma che viene utilizzata dal Comune di Milano per i consigli comunali? Teams, viene utilizzata Teams. Viene utilizzata Teams, ok. Sì, esatto. Perfetto, io ringrazio tantissimo Pietro Raffa anche per essersi dato di essere disponibile a tutta la nostra tempesta di domande, grazie È stato un ancora. piacere. Grazie a voi. E introduco la terza relatrice per la quale vorrei spendere un minuto in più nella presentazione. Sì, per chi sta richiedendo qual è la piattaforma, è Teams, quindi team come team squadra al plurale, Teams. È un'app che si può appunto scaricare sui supporti. Spendo un minuto per presentare Marzia, che è la responsabile di comunicazione dell'azienda ASL Toscana Sud-Est ed è coordinatrice della comunicazione dell'azienda di Federsanità, per dire che Marzia è stata una tra le prime persone che praticamente con il nostro presidente di Pia Social, Francesco Di Costanzo, e il nostro aiuto, ha capito qualche anno fa
che non si poteva più prescindere, diciamo, dall'uso dei social, ed era ancora quel periodo in cui tutti dicevano: se state sui social è perché giocate, vi divertite, non è, diciamo, una comunicazione che serve alla pubblica amministrazione. Invece lei un po' testardamente ha capito che non era così, si è impuntata, ha fatto un percorso di formazione con noi e, appunto, che è stato proprio fatto lì alla ASL con le persone abbastanza incredule ancora, ormai era qualche anno fa, che si facesse una formazione sui social per farli lavorare, e invece oggi naturalmente è una delle esperienze più all'avanguardia in questo tema e ci potrà raccontare anche come hanno affrontato l'emergenza. Ne approfitto appunto per dire che per qualsiasi domanda su questo abbiamo una mail dedicata che è formazione@pia-social.info, sempre come il sito, punto info. Lascio la parola a Marzia. Dottoressa Sandroni dovrebbe gentilmente chiudere e riaprire la webcam e vediamo se l'immagine. Perfetto, grazie. Dottoressa, non la sentiamo, dovrebbe attivare il microfono. Quindi c'è adesso? Sì, però scusi, lo alzi leggermente con il menu a tendina di fianco, terza voce, regola volume, microfono e digiti ok. Quindi come si sente? Provi, scusi. Io sento. Sì, ancora basso, Quindi se si dovrebbe sente? alzare la seconda icona. A partire da sinistra è quella del microfono, menu a tendina, terza voce, regola volume microfono, lo porta ancora più avanti e digita ok. È tutto alto, quindi come mi senti? Trovi? Provo ad avvicinarmi. Ok, grazie. Vai, perfetto. Bene, ringrazio appunto la dottoressa Perniconi, ringrazio ANCI per aver voluto confermare la nostra collaborazione anche in tema di crisi e ringrazio chiaramente tutti i colleghi che fanno parte di Pia Social, perché devo dire che questa per me è stata un'esperienza emblematica di quanto uno, la rete sia essenziale, e per rete parlo comunque di rete di relazioni tra persone, perché non vengono meno neppure con i social quelli che sono i valori fondanti poi della comunicazione, quindi del cum munus, del mettere in comune dei valori. E ringrazio però Pia Social per gli strumenti che ha permesso di condividere, perché in un momento di appunto grande emergenza probabilmente nessuno di noi ce l'avrebbe fatta da solo. Nessuno di noi si sarebbe potuto permettere quei tempi di programmazione che sono essenziali, tanto più in tempo di crisi, laddove qualunque vuoto informativo potrebbe invece lasciare spazio alla paura, lasciare spazio al timore, lasciare spazio alle false informazioni, lasciare spazio, come abbiamo sentito anche, insomma, in modo un po' abusato, lasciare spazio alle paure, la paura degli untori, di farsi rimedi, no? Ci sono stati vari articoli che hanno ripreso un po' l'analogia con la letteratura e non soltanto con la peste di Manzoni, ma con le varie peste della letteratura e diciamo, anche i vari linguaggi, che purtroppo, come è stato evidente, si ripetono. Quindi, come vedete, appunto, in Scusi questa dottoressa, la devo presentazione interrompere abbiamo. perché purtroppo molti utenti ci stanno scrivendo che non la sentono, quindi non deve Durante alzare il volume probabilmente. dell'altoparlante, cioè della prima icona, ma della seconda microfono. Allora, sono tutti. Provo, basso, ok. Lo porta tutto avanti e clicca ok. Vediamo adesso? No. Lo stesso? Sì, è uguale. Ho paura che lei vada sull'icona precedente, quella dell'altoparlante, è la seconda del microfono.
Tutto avanti, clicca ok. Non la sentiamo. O a uscire? Si sente uguale. Allora, provo ad alzare, vediamo un No, è pochino. l'icona che le ho detto io, la seconda da sinistra. È al massimo. Allora chiedo a tutti i partecipanti di regolare il proprio volume e continuiamo così. Grazie, dottoressa. È tutto alto. Ok. Proverò a parlare un po' più forte, quindi dicevo, è comunque sicuramente stato un momento in cui grazie all'utilizzo dei social siamo riusciti rapidamente a trasferire quelle che possono essere informazioni corrette, a fare da gatekeeper, quindi da cancello ed evitare che si diffondessero informazioni invece non precise, quando addirittura appunto non fossero state delle bufale, e siamo riusciti quindi a dedicare quel tempo comunque necessario, non a caso ho scritto prepararsi alla guerra in tempo di pace, perché in una decina di giorni, dato che comunque la Toscana, ma anche molte delle regioni, cioè delle aziende che afferiscono a Federsanità, non hanno avuto quell'emergenza che purtroppo invece è toccata ad alcune carissime colleghe di Piacenza piuttosto che di Bergamo, non so, insomma, a citare quelli che sono casi ormai che conoscete, abbiamo avuto il tempo da dedicare ad un minimo di programmazione. Una programmazione che è passata da vari strumenti, cioè strumenti più, diciamo così, formali, perché comunque noi siamo una pubblica amministrazione ed è ancora la pubblica amministrazione, come sappiamo, ha un linguaggio weberiano e come diceva Caterina, è difficile far passare, far penetrare nelle nostre amministrazioni quanto siano legittimi degli strumenti come social, quindi dobbiamo parlare per procedure, dobbiamo parlare per atti, ma non per questo sottovalutare quelli che sono i luoghi e gli strumenti dove i cittadini stanno. E come hanno già detto i miei colleghi, non c'è cittadino oggi che si possa dire comunque che possa dire che i social gli sono sconosciuti. Anche noi abbiamo prediletto, abbiamo scelto i social più comuni, ci siamo interrogati quali utilizzare, ma sempre attraverso una pianificazione che andasse a che andasse, diciamo così, sulla base dei vari target ad individuare gli strumenti più opportuni per fascia d'età, con quelle che sono appunto le solite i soliti meccanismi della pianificazione. Grazie a Dio per i social ci vogliono poche risorse. Perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere diciamo, un grado di reputazione, un numero di followers importante da subito e abbiamo voluto anche mettere a disposizione i nostri profili personali, cioè io ho comunque diciamo, 4.000 persone che mi seguono e la scelta che ho voluto fare, proprio perché io sento anche il mio senso di appartenenza all'azienda, e quindi ho voluto anche mettere a disposizione quella che è stata il mio profilo per passare delle informazioni che erano però garantite e certificate. Perché è così importante appunto comprendere e fare un piccolo approfondimento tra il rapporto tra aziende sanitarie e comuni e perché proprio in questo momento diciamo, in questo passaggio che di fatto è durato, insomma, un paio di mesi, perché ci siamo resi conto di quale sia il ruolo delle aziende sanitarie, ancor prima delle regioni, ancor prima dei ministeri, ma il ruolo dei comuni, che è quasi come il ruolo del medico di famiglia, perché il cittadino lo sente vicino. Quindi è fondamentale da una parte che l'azienda sanitaria, in particolare territoriale, come siamo noi, altro è anche più simile il ruolo delle aziende sanitarie, intese come aziende ospedaliere universitarie, che devono certificare l'informazione. Noi siamo stati ponte e una delle fatiche maggiori è stato essere in grado di garantire puntualmente, momento per momento, dei dati corretti.
D'altra parte, sappiamo che sono diverse le informazioni che possono servire ai sindaci, e voi sapete che nella legge che regola comunque la sanità a partire dall'833-78, ma anche nelle leggi regionali, c'è un ruolo specifico dedicato sempre ai sindaci come autorità sanitaria. Quindi, quando i colleghi prima dicevano separare quello che è il ruolo della comunicazione politica da un tipo diverso di comunicazione, ecco, per noi è stato essenziale. Perché? Perché alcuni sindaci in particolare, della mia azienda fanno capo 99 sindaci, ma chiaramente tutte le aziende di telesanità hanno, diciamo, un tema simile al mio in termini di relazione con i sindaci. I sindaci vogliono informazioni fresche, immediate, tempestive e non sempre e non solo per mettere in atto quello che è il loro ruolo insieme ai prefetti, diciamo di sorveglianza rispetto ai cittadini che fossero risultati positivi, ma talvolta per fini più politici, per fini di consenso. Quindi per noi è stato essenziale riuscire a far capire quanto l'informazione che noi davamo non fosse un'informazione sempre per forza real time, ma fosse sempre e comunque un'informazione certificata. In questo senso ci siamo dovuti allineare, anche con un po' di fatica, sia con la regione, che era quella che poi forniva il dato alla protezione civile, sia appunto rispetto ai sindaci, ai quali giornalmente noi riferivamo con un bollettino e attraverso dati, e vedremo come questi dati, e con i prefetti. Naturalmente, oltre loro, ci sono poi gli altri stakeholder, e ci sono i nostri primi stakeholder, che sono i cittadini. Cittadini ai quali siamo arrivati attraverso mezzi diversi, strumenti diversi, che potevano essere sia vecchi strumenti cartacei, perché comunque la regione non ha sottovalutato, ci ha fornito dei materiali che poi noi ci siamo stampati, ma soprattutto ed anche strumenti appunto social. Lo stesso ruolo di fonte avevamo per i sindaci, abbiamo detto, avevamo per i cittadini e li avevamo per i media, che chiaramente avevano bisogno ancora di un'altra informazione e non sempre della stessa informazione. Oggi, grazie a Dio, a fare informazione non sono più, cioè a fare notizia non sono più i positivi, perché i positivi stanno gradualmente diminuendo. Ieri ci siamo appunto nella mia area vasta che riunisce le province di Arezzo, Siena e Grosseto, siamo stati abbiamo avuto pochissimi casi. Abbiamo avuto, grazie al cielo, dei decessi da comunicare. Quindi, che cos'è che fa notizia oggi? È stato un percorso, diciamo, di allineamento in cui noi stessi ci siamo dovuti conquistare la reputazione, perché i nostri dati, ad esempio, non erano allineati con quelli della regione, perché c'era uno sfasamento di tempo. Ci siamo dovuti rifasare rispetto a quelle che sono state le varie indicazioni date anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alla privacy. Inizialmente la Presidenza ha evidenziato come i dati potessero essere gestiti, diciamo così, in modo più flessibile rispetto al solito, per finalità di tutela della salute individuale e collettiva, poi piano piano la cosa si è ridimensionata. Non è stato semplice, perché chiaramente immaginate come i prefetti e i sindaci, per mettere in sorveglianza qualcuno, per chi non lo sapesse, cioè per poter verificare che la persona positiva non contagiasse altre persone andandosene in giro per qualunque fine, e soltanto poi anche lì appunto con i vari dettagli, avrebbe dovuto sapere il nome, il cognome, l'abitazione,
Quindi anche in questo c'è stata una certa difficoltà. Perché appunto vado così orgogliosa di questo rapporto creato con il Perché al di là di quello che è stato sempre detto, ovvero che le aziende sanitarie dovrebbero fare da, diciamo, da consigliere ai politici, perché la promozione della salute si fa insieme, perché i determinanti di salute, quindi l'ambiente, quelli che impattano sulla salute collettiva, non li fa l'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria ha il dato, l'azienda sanitaria studia, ma poi sono i sindaci che costruiscono le città. Sono i sindaci che creano dei luoghi di aggregazione piuttosto che le piste ciclabili. E sono i sindaci, come dicevo prima, che hanno da parte dei cittadini la vera fiducia. E perché no? Che sono anche scelti. Quindi in qualche modo è giusto, al di là della critica che è stata fatta da alcuni sindaci che si sono fatti un po' eroi, paladini in questa fase, riconoscervi questo ruolo. Un'esperienza molto bella che abbiamo fatto, proprio perché, come dicevo, i principali stakeholder sono comunque i nostri cittadini, è stato pensare a coloro che sarebbero rimasti in questa fase i più soli, le persone che inizialmente venivano messe a domicilio. Così abbiamo fatto un gruppo Facebook che si chiama Ci Siamo, proprio con la C, le lettere iniziali del coronavirus, COVID, in cui i cittadini potessero confrontarsi, fare delle esperienze, potessero confrontarsi sia tra di loro, quindi creando una vera e propria comunità di pratica, ma anche con i professionisti. Avevo chiesto a dei colleghi che si sono gentilmente prestati, psicologi, psicoterapeutici, ma anche infettivologi, di poter essere presenti in questo gruppo, in questa comunità di pratica, per poter riallineare quelle che potevano essere delle difficoltà o delle paure. Avevo chiesto lo stesso ai miei colleghi del Dipartimento di Prevenzione, quindi dell'Igiene Pubblica, perché quando ti si dice stai in sorveglianza, oppure si dice guardi, lei da domani è in quarantena, lei è contatto di un positivo. Beh, diciamo che a un mese e mezzo di distanza tutti abbiamo capito che queste parole non si fanno più, non fanno così paura, che dal coronavirus si passa, ma non è sempre stato così. Perché le parole possono far paura e chi si occupa di cura non può sottovalutare il valore delle parole. Quindi abbiamo costruito questo spazio pensando a quelli che quando noi avevamo tre quattro positivi, erano 1.000 persone che erano in isolamento domiciliare. Quindi chi si occupa di salute non poteva non interessarsi a queste persone. L'abbiamo potuto fare grazie a Facebook. Vado avanti. Chiaramente, contemporaneamente ci siamo occupati della comunicazione interna, io appunto ho messo soltanto la testata perché noi abbiamo 11.000 dipendenti, quindi 11.000 dipendenti vuol dire genitori, figli, compagni, famiglie, quindi era importante che anche i nostri avessero un'informazione corretta. E abbiamo cominciato attraverso un linguaggio epigrammatico, un linguaggio sintetico, un linguaggio imperativo, un linguaggio diciamo, che avesse non la capacità di persuasione, non a caso ho utilizzato la metafora della guerra, dicendo si costruisce in tempo di pace, ma abbiamo dovuto darci un linguaggio che nel più breve tempo possibile potesse renderci credibili e aiutare le persone ad acquisire comportamenti adattivi senza paure, ma con grande senso di responsabilità. E capite quanto è importante, riprendendo anche appunto le neuroscienze, aver scelto delle parole che non fossero le parole che fanno fuggire da, parole che facessero andare verso. Quindi parole che aiutassero chi si occupa di salute ad indirizzare i cittadini, gli unici
avrebbero potuto permetterci di vincere questa sfida, ad acquisire comportamenti più utili affinché il virus avesse il massimo contegno. E lo potevamo fare soltanto con un'alleanza strettissima, ripeto, con tutte le altre istituzioni. Non solo con le altre istituzioni, ma con i nostri eroi. E qui ecco il ruolo dell'advocacy. Come io, che mi occupo di comunicazione, ho utilizzato il mio profilo, così tutti i professionisti, quegli angeli, così come sono stati definiti, che in questo momento hanno messo la loro vita a rischio per la salute del paese, dedicavano il loro profilo a comunicare, a informare. E chi poteva colpire emotivamente più di loro? Che voi sapete che nella comunicazione sono essenziali i film. Ma purtroppo il nostro cervello funziona in modo strano. Quando sente i numeri non capisce mai che sono tanti, che sono pochi, comincia subito a razionalizzare. Quello che conta è riuscire a trascinare la pancia. La pancia si trascina attraverso dei leader credibili. Quindi abbiamo dovuto lavorare subito allineando il top team aziendale, quindi quelli che hanno anche ruolo, ma cercando di coinvolgere quelle persone che davvero hanno una capacità forte di trascinamento. Vedete che abbiamo cercato di giocare sempre anche su dei colori che fossero, come dire, che mettessero serenità, ma che fossero anche colori familiari. Abbiamo cercato di tenere intorno a noi tutta la comunità. Perché se è vero che in questo senso, mai come in questo momento, le persone hanno sentito la sanità vicina e sarebbero state disposte veramente a fare di tutto, perché noi abbiamo fatto una raccolta fondi e siamo arrivati a raccogliere 1 milione di euro, che per noi è impensabile in altri momenti. Ma chiunque ci chiamava per darci qualunque cosa, che fosse portare le pizze, cosa che non potevamo fare perché non potevamo permettere a nessuno di accedere ai padiglioni Covid, tantomeno rischiando di giocarci, come dicevo prima, la nostra reputazione. Non è stato facile perché tante persone avrebbero voluto entrare, portare, vedere, fotografare. Ecco, anche lì dicevo, fare da gatekeeper. Lavorare sul coinvolgimento, sull'engagement, ma non incrinare noi. Quel ruolo di fonte credibile, seria, istituzione. Dicevo quindi utilizzare anche un linguaggio molto familiare, un linguaggio caldo, un linguaggio credibile, che ci tenesse vicino ai cittadini, facendo capire quali servizi non ci fossero più, ma quali anche venivano portati avanti e come erano cambiati. Perché purtroppo, se è vero che l'80% dei nostri soldi vanno sulle patologie croniche e che l'80% dei nostri cittadini soffre comunque di una o più patologie croniche. È vero che siamo nella bolla Covid, ma le persone in questo momento, anche se hanno smesso di avere quell'ansia da prestazione rispetto alla super salute, le loro patologie si portano dietro. Dicevo il ruolo dei social. Premesso che per la comunicazione interna abbiamo avuto la fortuna di conoscere tutte le piattaforme possibili, da Skopia, Meet, Duo, Whereby, tutte le piattaforme le abbiamo utilizzate, WebEx, anche nelle conferenze dei sindaci. Chiaramente, come diceva prima il collega, anche noi abbiamo puntato più di tutto su Facebook. E infatti siamo passati da 9.500 a 14.500 fan. Perché eravamo utili? Sì. Perché siamo stati probabilmente capaci non di essere attrattivi e accattivanti questa volta. Perché siamo, come dicevo, abbiamo puntato sì sull'immagine, ma la gente aveva sete di notizie. Quando i giornalisti ci chiedevano, ma scusatemi, ma sono corretti i vostri numeri o sono corretti quelli di... Noi vi dicevamo, beh, noi vi diciamo il criterio con cui abbiamo costruito. E vi diciamo giorno per giorno di seguire l'andamento e il flusso e vedrete che sarà coerente.
la comunicazione non è storica, la comunicazione è una storia che si costruisce insieme, con strumenti integrati, e sapendo che non siamo da soli. Non voglio rubare altro tempo, quindi vado rapidamente a chiudere. Vi dicevo prima l'importanza anche delle emozioni. Abbiamo naturalmente, oltre alla parte informativa, costruito una parte emotiva, emozionale, sia per dare spazio a quella pressione che stavano vivendo i nostri operatori e che abbiamo voluto davvero praticare rendendoli protagonisti. Vedete sulla slide questo collega, vi dico anche chi è, il primario appunto della terapia intensiva, che qualcuno vi ha scritto sulle spalle capo dei capi, però avrete visto anche voi diciamo, molte immagini dove i colleghi avevano i nomi sulle spalle, perché se no non si sarebbero riconosciuti. Grado quasi di anonimizzazione, no? Di fatica di essere tutti uguali. Ecco, noi abbiamo cercato di non renderli tutti uguali. Abbiamo quindi fatto un progetto che coinvolge tutte le nostre aziende di telesanità, quindi le aziende sanitarie, che si chiama Bolla Covid, un tempo senza tempo. Che avrà però, proprio perché si chiuderà con il 3 di maggio, ecco perché questo è il momento in cui siamo per il rilancio, quindi non è più il momento della crisi, ma è il ripartire, raccoglieremo tutte le immagini più belle che le nostre aziende hanno selezionato in questo progetto Bolla Covid, un tempo senza tempo, perché vogliamo documentare una storia di collaborazione e di buona sanità per il Paese Italia. Grazie Marzia, grazie mille. Abbiamo veramente pochissimi minuti e io vi vorrei anche poi riepilogare dove trovate tutti i materiali e tutte le informazioni, quindi ti giro due velocissime domande che sono arrivate. La prima è una domanda diciamo più metodologica e cioè relativa a qual è il rapporto che l'ASL costruisce con i comuni, in parte hai già risposto, ma comunque qual è diciamo un po' il rapporto anche dal punto di vista della comunicazione dell'interfaccia con i comuni e se qualcuno in questo momento non ha ancora i social, se è il momento di aprirli, io mi sento di dire che naturalmente più informazioni si danno e meglio è, senza aver troppa paura poi ovviamente delle reazioni, perché le reazioni si possono comunque gestire e moderare. Poi sentiamo anche il parere di Marzia. E qual è il programma di grafica che avete usato appunto per realizzare i vostri materiali? Allora, intanto abbiamo costruito una chat con i sindaci. La prima cosa che ho passato una notte a mettere i miei 99 sindaci in un gruppo WhatsApp. Sapete che cos'è che mi ha stupito? Rendermi conto che, mi perdonerà se mi sta seguendo, il presidente, giovanissimo e bravissimo, della mia conferenza dei sindaci, non aveva ancora pensato a fare con loro un gruppo WhatsApp. Mi ha stupito perché a me ha permesso, prima cosa, di conoscerli, di rendermi conto che loro non si conoscevano. I sindaci, ripeto, che sono riuniti contro la legge 40 in una conferenza dei sindaci, che fanno parte di conferenze integrate dei sindaci, quindi che devono conoscersi perché di fatto fanno parte di quella che Aldo Bonomi chiamerebbe una geocomunità, quindi condividono comunque molti interessi. Abbiamo avuto critiche sì anche dagli stessi sindaci perché non gli bastava mai quello che gli davamo perché lo volevano sempre prima, lo volevano prima della stampa, lo volevano più puntuale e devo dire che hanno fatto una grande fatica, adesso ci sono abituati, comunque ripeto abbiamo trovato una sinergia molto forte e anche per me molto istruttiva. Abbiamo imparato, diciamo, gli abbiamo fatto un programma alla Regione Toscana a cui loro possono accedere. Ma sapete di 99 quanti dopo un mese e mezzo ci sono andati? 40. E vi ricordo che cioè, è come proporre a una mamma in gravidanza un librino sulla gravidanza. Cioè, loro in questo momento ne avevano davvero bisogno. Però credo che quindi sia necessario ed essenziale anche acquisire delle abilità digitali che grazie al cielo, ripeto,
questo momento di urgenza con quelli che sono stati tutti i problemi, appunto, che purtroppo hanno colpito il cuore di tutti noi, anche quelli che appunto non li hanno vissuti direttamente, però ci ha insegnato davvero che senza abilità digitale, senza gli strumenti che oggi abbiamo, non possiamo fare niente. Cioè io vedo, sto vedendo appunto tutti i messaggi che stanno arrivando e sto vedendo quante persone che io conosco mi stanno seguendo e che non sento, non vedo da una vita, ma che ho proprio voglia di sentire, perché so che oggi per me rappresenta una risorsa, a parte affettiva chiaramente, ma anche in termini professionali. Quindi questa è stata la cosa più difficile. Sì, con i sindaci è stata una sfida giorno per giorno. Quindi io ho cercato di fare una comunicazione sempre, mai entrare con loro in simmetria, sempre da un'app, anche perché lui è il sindaco. Io sono quella che si occupa di comunicazione. Ricordiamoci sempre che qualunque sia lo strumento, le regole della comunicazione non cambiano. Quindi con uno positivo, che sia oppositivo per il ruolo che tende più alto, o uno positivo perché che tende a squalificare, mai entrare in simmetria. Quindi sì, abbiamo gestito le critiche. Il programma di grafica? Canva, ok. Canva è uno Allora, strumento che Canva. insomma immagino conosciate. Qui torniamo sempre naturalmente al tema della formazione e quindi al fatto che poi anche la formazione tecnica su questi strumenti è fondamentale. Proprio per questo è nato questo progetto. Io veramente voglio ringraziare ancora tantissimo l'ANCI, non so se è ancora collegato Danilo Moliero, ma poi tutte le persone che sono dietro le quinte e che hanno organizzato questo lavoro con grande passione. Vi ricordo che da domani potrete trovare sul sito dell'ANCI e su tutti i social i materiali e la registrazione del webinar, quindi se qualcuno la volesse seguire, naturalmente la potrà seguire nuovamente, i vostri colleghi, chiunque riteniate che, a cui possa essere utile. Ci scusiamo per qualche inconveniente tecnico e di voce, ma comunque abbiamo cercato, come sempre, di fare del nostro meglio. Ci sono senz'altro altre occasioni perché la partecipazione da parte vostra è stata naturalmente straordinaria e vi ringraziamo ancora appunto a nome dell'ANCI, di social e di Facebook per questa giornata.